Stumble gusto, frolla sempre tutti. Fai faccina che vomita, faccina che vomita, faccina col disgusto, faccina che vomita, faccina col ma. Ciao a tutti ragazzi, io sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito, ma da qualche mese, da qualche settimana ho iniziato a pubblicare con costanza tantissimi shorts di vario tipo. Infatti molti di voi li guardano e comunque io vi ringrazio sempre per questo, ma oltre ai miei classici fan che sono carinissimi, gentilissimi, educatissimi, tramite gli shorts ho avuto modo di vedere l'educazione dei più piccoli, perché comunque gli shorts dove ci sono gli insulti sono quelli legati prettamente a Stumble Guys, quindi un pubblico molto più piccolo rispetto alla media del mio canale, perché il mio canale è per ragazzi, quindi andiamo da 10 a 18, 20, 25 anni, mentre i canali che portano Stumble Guys o comunque che giocano a Stumble Guys e Roblox hanno un'età sotto i 10 anni. E con mia grande sorpresa, ma in realtà nemmeno troppa ragazzi, mi sono resa conto, e vedrete voi stessi, che quella fascia di età è proprio la fascia di età più cattiva e maleducata di non so cosa. Ma io dico, ora prima di iniziare a vedere i commenti, genitori, ma che cosa date da mangiare ai vostri figli? Che già a 8 anni, a 7 anni, a 6 anni sono antipatici, maleducati, insultano, cioè gli date cose scadute. Allora, ho messo nel calderone un po' di commenti, purtroppo quelli troppo pesanti ai tempi, qualche settimana fa quando li leggevo, li eliminavo del tutto. Alcuni erano addirittura minacce, però scritte male, tipo ti ha amato il cane, che non ho, quindi fai schifo, sei una puntini puntini cacchetta, vabbè avete capito. Quindi alcuni di quelli li ho già bannati, non ha senso riprenderli. Iniziamo col primo. Stumble gusto, frolla sempre tutti. Stumble gusto, frolla sempre tutti. Mo' mi è fatto venire fame. Ho censurato i nomi, ma in realtà gli short sono pubblici, quindi... Va bene, grazie per Stumble gusto. Sarebbe stato un nome migliore di Stumble Guys. Bellissimo. Poi ci sono commenti, come ho detto prima, che non hanno minimamente senso. Che non ci sono le cose da parte del mondo. Io veramente ho letto e riletto questo commento con la terra, ma non riesco a capire il senso. Cioè, in un video di Stumble Guys dove shoppi le skin, questo tizio scrive che non ci sono le cose da parte del mondo. Non lo sapevo mai. Ecco perché YouTube Italia è rovinato. Arriviamo agli haters, quelli veri. Tizio di 6 anni che non sa nemmeno l'esistenza di YouTube Italia inizia a scrivere: ecco perché YouTube Italia è rovinato. Ma lui non sa che YouTube Italia purtroppo è rovinata per persone come lui, che usano il telefonino quando in realtà non avrebbero l'età giusta per poterlo utilizzare. Ah, quasi dimenticavo ragazzi, perché questi commenti sono stati veramente, veramente tanti. Io praticamente shoppavo le skin di Stumble Guys, mi usciva sempre il pinguino. Io ho detto, sto pinguino fa schifo, basta, perché me ne uscivano tanti. Ma in realtà, a parte che comunque la skin non è che sia bellissima, è una skin, mi pare, rara, carino, ma c'è di meglio. Ho detto questa frase, quindi i fan sfegatati di Lorenzis sono ovviamente venuti tutti nei miei shorts a dire: ehi, non ti permettere mai più di dire che il pinguino fa schifo, sente Lorenzis, se Lorenzis sapesse, e vabbè, ok, salutiamo Lorenzis, il tuo pinguino è carino, ma niente di che, TVB, e ciao. Infatti mi sono arrivati veramente tantissimi commenti, ragazzi. Poi abbiamo: ehi signò, non insultare Pingu.
come vi ho detto prima. E Signò sarà anche tua mamma, perché io Signò sono giovane, non vedi che sono giovane? Sarà tua mamma, signora, non io. Non ti uscirà, secondo me, la leggendaria i numeri di ragazze. Che vuol dire? No, non lo so, ragazzi. Vedete, alcuni commenti sono talmente senza senso che non lo so. Cioè, penso che siamo sotto la media dei 6 anni in questi commenti. Andiamo avanti. Metti like a chi ha suonato le orecchie. Severo ma giusto. Su questo commento non posso dire molto. Severo ma giusto, ci sta. Sì, però non gridare. Oh, intanto a casa mia faccio quello che voglio. Se voglio urlare urlo, se voglio fare la pipì faccio la pipì. Faccio quello che voglio a casa mia. Poi andiamo alle persone cattive e invidiose, ragazzi. Godo, io tutte le spiecali. Le spiecali. Allora, in realtà questo commento, per quanto possa farmi ridere, mi fa anche riflettere. Cioè, sono dei commenti di bambini cattivi, ragazzi. Cioè, questa tizia o tizio potrebbe essere una mia compagnetta o compagnetto di scuola. Cioè, voi vi immaginate i compagnetti di scuola che hanno una cosa e voi non avete, diciamo, che ne so, quell'oggetto, e loro vi dicono: "Godo, io ce l'ho. Cioè, già si parla di invidia all'età di 4, 5, 6, 7 anni. Ma che, vi giuro, ragazzi, io non so dove i vostri genitori vi crescono, se siete delle persone così. Ma comunque vi rispondo un po' a tono. Anche se voi godete, ovviamente voi, le persone cattive, che godono del fatto che io non abbia trovato una skin spiecali, io non ho speso davvero i soldi per trovarla, perché a me li danno gratis. Quindi quando voi andate a spendere i soldini, voi li spendete davvero. Noi, content creator, non li spendiamo perché ce li regalano, quindi... godo. Comunque, scherzi a parte. Andiamo al prossimo commento. Ma stai bene, non è una speciale. Appunto, nel titolo c'è scritto: trovo una leggendaria, non una speciale. Cioè, sai leggere? Sai leggere, cioè, sai scrivere, ma non sai leggere. Come la mettiamo? Scusa per la parola scema. Allora, purtroppo le punteggiature sono un optional, perché secondo me lui voleva dire: scusa per la parola, 2 puntini, scema. Penso che intendesse questo, perché così significa: scusa per la parola scema. Cioè, però qual è la parola? Non c'è la parola. Quindi penso che lui abbia detto che io sono scema. Ma che ti urli? È casa mia! Ma che ti parli? Che poi io ho censurato il nome, ma ragazzi, si chiama Mucca Blu Dema, demente, che cos'è? Mucca Blu! Ma vai a fare il latte, va! Cacca! ti auguro di raccogliere la cacca come quella che ho dovuto raccogliere io. Però spero che sia molto molto più grande di quella che io ho raccolto. Sei un po' normale. Non mi sembra un insulto, però tu non mi sembri normale, ma dettagli. Non insultare i pinguini. Non insultare, insultare. Il sultano, non insultare. Dicevo un detto inventato da me sul momento. Va bene, cacca parte 2. Dalle mie parti si dice: come te e tua mamma. Questo commento lo leggo stile Alexa. Non cattivare Alexa. Fai faccina che vomita, faccina che vomita, faccina col disgusto, faccina che vomita, faccina col disgusto, faccina col disgusto, faccina col disgusto, faccina che vomita, faccina che vomita, faccina col disgusto, faccina col disgusto, faccina che vomita, che vomita, che vomita. Va bene, abbiamo capito. Grazie mille. Invece spendo 2 parole per questo commento. Madonna, non ti vedo dal 2017. Come sei cambiata? Grazie per avermi migliorato l'infanzia. Avete questo vizio di scopiazzare i commenti degli altri e non sapete nemmeno cosa significa. Prima di tutto, vorrei dire a Tizio che ho censurato, quindi non mi ricordo il nome, che io nel 2017 non esistevo, quindi non penso che
mi hai confuso con qualcuno. Ma la seconda cosa, grazie per avermi migliorato l'infanzia, perché dal 2017 al 2022 probabilmente hai un paio di anni più e quindi sei già adulto. Cioè praticamente è cambiato da un anno. L'altra volta è successo lo stesso commento di una persona che mi ha scritto adesso, riferito a un paio di mesi fa: grazie per avermi migliorato l'infanzia, sono cresciuta di un anno, quindi va bene, va bene. Si cresce mentalmente, ragazzi, che vi devo dire. Hai un naso dolce? Sì, perché stranamente non mi era mai successo in realtà. Ho iniziato a ricevere insulti sul mio naso. Alcuni mi hanno scritto con il naso storto. Ora non ho ritrovato il commento del naso storto, siccome gli ho risposto, forse poi l'ha cancellato, perché questi cuor di leone sono praticamente così, abbaiano appena tu mordi loro. Oh, oh, oh. Quindi io mordo, occhio hater, se volete insultarmi fatelo pure, ma posso assicurarvi che io mordo di brutto. In ogni caso il mio naso non è storto, forse è leggermente deviato, ma non ho problemi di naso storto. Cosa succede? Quando noi registriamo siamo circondati da 100.000 fonti di luce e se a volte non siamo illuminati correttamente abbiamo l'ombra da questa parte, la luce da questa parte o viceversa. Quindi a volte capita che con l'effetto delle luci le nostre facce sembrano un po' strane, anche perché la telecamera è così, io sto già registrando tipo così e quindi si nota con l'effetto della luce che ho il naso storto, che in realtà non ho. E poi, tra parentesi, cioè, ma voi, se io ho il naso storto, ma che vi frega? Cioè, sempre a criticare l'aspetto estetico delle persone. Ma perché non vi vedete voi, ragazzi, che una persona che critica un naso storto, se io lo vado a vedere dal vivo, è sicuramente un bel maialozzo con il telefonino che mangia la Nutella e con i brufoli in faccia. E comunque non c'è niente di male, però con quale criterio tu pensi di essere più bello di un'altra persona e criticarla, ragazzi? Cioè, è sempre questo il problema. Perché? Perché comunque il mio naso è drittissimo, chiaro? E questi, ragazzi, erano un paio di commenti che ho preso a caso. Personalmente non vi preoccupate, gli insulti non mi toccano, anche perché lavoro con le persone da circa 8 anni e vengo insultata da adulti a livello lavorativo, ovviamente, di persona. Quindi figuratevi un commento quanto puoi infastidirmi, in realtà non mi tocca minimamente, anzi la prendo a ridere perché comunque per me è divertente. Però secondo me bisognerebbe un attimo riflettere, i genitori dovrebbero guardare i telefoni dei loro figli, controllare cosa scrivono i loro figli, perché a volte vedono gli altri farlo e replicano la cosa non capendo la gravità della situazione. Purtroppo queste situazioni poi portano a situazioni molto più gravi e talvolta irreparabili, tipo appunto il bullismo. I vostri figli si abituano a fare determinate cose e poi le riproducono non solo nel mondo virtuale ma anche nella realtà. Quindi noi scherziamo, ma in realtà è una cosa abbastanza seria. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio, sono contenta di avere dei fan come voi, educatissimi, gentilissimi e pieni di amore, cucciolissimi, pulciosissimi e tutto quello che volete, ragazzi. Come al solito vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!